Squadra Paesana di Umberto Saba. Squadra Paesana fa parte di un ciclo di cinque poesie sul gioco del calcio che è inserito nella raccolta parole. La raccolta parole è stata scritta tra il 1933 e il 1934. Quelli erano anni in cui diciamo che si, era, si stava scaldando molto. Il tifo degli italiani, ad esempio anche per la nazionale che vinse perfino i mondiali eh, appunto nel '34 e nel '38, Saba era un tifoso della Triestina, squadra che seguiva anche in trasferta e considerava il calcio un mix tra tenacia e sensibilità, uno sport che insegna a rispettare gli avversari battuti, pieno di emozioni. E di sentimenti. E questo, eh, sicuramente la sua scelta di fare delle poesie, queste cinque poesie sul su gioco del calcio, è una scelta un po' controcorrente, nel senso che tradizionalmente argomenti di questo genere sono esclusi dalla poesia, sono esclusi dalla letteratura. Allora erano anche esclusi, diciamo, dal circolo degli intellettuali spesso per esempio gli intellettuali antifascisti um, giudicavano banale lo, lo, lo sport del calcio mentre il regime l'aveva esaltato perché insomma eh, era un po' in sintonia con la sua idea di una bellezza e forza della gioventù eh, italica però era stato diciamo furbo Mussolini a cavalcare questa mh, passione popolare. Ebbene, comunque Umberto Saba non disdegna eh, eh, questa, questo gioco, questo sport così popolare, eh, sottolineando lo stretto rapporto però fra i giocatori e la città in modo particolare. Ecco, è molto importante questo, infatti eh, la sua è una squadra paesana, una squadra di paese, la squadra del suo paese. Della sua città, della sua terra materna, e eh, anche l'aggettivo paesana ci fa venire in mente le feste, no? Quindi qualcosa di molto semplice, popolare. Appunto, eh, lontano per esempio dai riflettori che ha invece il gioco del calcio, ad esempio, eh, nei nostri tempi. Ecco eh, questo è un po' quello che ha mosso. Eh, Umberto Saba scrive alcune di queste poesie e noi abbiamo già letto e commentato la famosa poesia Goll. Uh, queste poesie incarnano la sua idea di, di quotidianità, della poesia di semplicità, di immediatezza, di popolarità. Ecco, le trite parole, no? ad esempio, uh, di cui parla in, nella famosa poesia Amai, no? qui diventano anche triti gesti cioè triti rituali, rituale ad esempio della domenica, semplice rituale che si ripete appunto della domenica allo stadio, della domenica comunque, eh, della partita di pallone eh, della domenica. E tanti sono gli aspetti descritti in queste cinque poesie, l'ingresso in campo e questo lo vedremo anche in questa poesia, e invece in altre poesie l'attesa del portiere, il momento del gol, L'esultanza per il gol dei, dei tifosi, dei giocatori, insomma, semplici momenti di quotidianità domenicale. Eppure si ha la sensazione immediata, leggendo queste poesie, che l'autore operi uno scarto impercettibile dalla prosa all'epica: come se il gioco del calcio diventasse il gioco della vita, simbolo, emblema, qualche po poesia popolare, come la poesia epica di un popolo. Eh, Ecco, infatti il poeta ammira no? la gloria popolare di cui godono i giocatori. Appena appena smorzata sullo sfondo, vi è comunque la, uh, come dire, la meditazione esistenziale, il turbamento esistenziale di, di Saba che un pochettino lo differenzia dalla gente che è lì uh, magari a osservare la partita insieme con lui dicevamo molto smorzato perché comunque a lui interessa anche sentirsi parte di questo popolo. E osserviamo adesso questa poesia. Abbiamo inserito delle righe qua per distinguere le varie strofe l'una dall'altra. I versi sono di misura molto varia, con grande prevalenza di endecasillabi, ma anche con versi brevi, brevissimi, di tre o di cinque sillabe o parole verso. Ecco, quando parliamo di parole verso, ci viene in mente la poetica della parola di Giuseppe Ungaretti. Ed effettivamente abbiamo detto che questa raccolta, che poi confluirà nel canzoniere eh, di cui fanno parte insomma, queste cinque poesie sul calcio, si intitola proprio Parole. E quindi abbiamo, per esempio, un genere ad ogni strofa corrisponde una frase. Il testo è frammentato, i versi sono brevi e quindi possiamo avere qualcosa, diciamo, di quello che era presente anche nella poesia di Ungaretti. Però, ripeto, sempre con diciamo, invece quelle che sono le peculiarità, ad esempio, la eh, semplicità eh, della, della poesia eh, di Saba. E allora leggiamola e commentiamola, questa poesia. Anch'io tra i molti vi saluto, rosso alabardati. Comincia così questa poesia: con il saluto insomma, del, del poeta ai calciatori della squadra della sua città, della Triestina, che indossano una, una maglia rossa, eh, ma eh, nella quale spicca uno stemma con un alabarda, Unione Sportiva Triestina. Anch'io tra i molti vi saluto, rosso alabardati e questo è il primo colore che vediamo adesso nella, nella poesia. Sono presenti colori molto vivaci uh, e notiamo già una, uh, alcuni procedimenti tecnici, come l'engiambement che separa le parole. Tra l'altro, la parola rosso alabardati possiamo considerarla una sorta di parola composta composta e quindi spezzata a metà proprio dalla fine di un verso all'inizio del verso successivo. Poi seconda strofa. Sputati dalla terra natia da tutto un popolo amati. Qui abbiamo addirittura due altre parole verso, sono tre parole verso verso 2 verso 3 verso 5 in rima fra di loro, le rime sono varie, ovviamente, no? Uh, e tutte quante, appunto, parole verso sputati dalla terra natia, ecco praticamente. Questi mh, ah, ecco. Dovevamo dire una cosa, um, gettati fuori. Uh, il poeta dice che i, eh, questi, questi giocatori. Vengono fuori per esempio dagli spogliatoi, no? ma lo dice in, moda, in questo modo molto molto espressivo. Infatti, i giocatori sono sputati fuori, uh, i giocatori entrano in gioco proprio uh, uh, come se venissero fuori dalla terra natia, quindi dalla terra materna. È una sorta di metafora, come se la terra buttasse fuori dalle sue viscere questi giocatori, fossero prodotti da lei, fossero prodotti della terra, fossero prodotti della patria tristina. No? E quindi anche in questo modo sottolinea l'amore che ha uh, um, Umberto Saba per questa squadra, l'amore che ha per il popolo. Che sente come rappresentanti sul campo da gioco di quelli che sono i suoi valori, i suoi ideali. È molto legato. Abbiamo già visto alla sua terra, alla sua città. Abbiamo commentato già due poesie, Trieste e Città Vecchia, che sono dedicate alla città di Trieste. Trepido seguo il vostro gioco. Ah, ecco, scusate, dovevamo notare un altro Jean-Man. Da tutto un popolo amati. Anche tra popoli amati, eh, diciamo c'è la spezzatura insomma, detta la francese enjamin della fine del verso che separa eh, invece elementi che sintatticamente sono collegati fra di loro. Questo ancora di più. Poi nella strofa seguente dove dice trepido seguo e c'è un'inversione sintattica. Perché noi generalmente troveremmo nella sintassi prima il verbo Io seguo trepido, seguo trepidante, no? seguo quindi preoccupato il vostro gioco con tutta l'ansia e l'inquietudine di un tifoso che teme ad esempio quando la squadra avversaria si avvicina alla propria porta ignari esprimete con quello antiche cose meravigliose voi ignari ecco questi eh, giocatori sono inconsapevoli perché perché sono perché non, non risentono di tutta la preoccupazione, il tormento interiore di Umberto Saba, però eh, non, lo, non lo dice come in un, senso, in un senso dispregiativo, cioè parla di questa loro inconsapevolezza, non in un senso dispregiativo, anzi, proprio questa loro inconsapevolezza li rende meno tormentati. Eh? e quindi eh, esalta comunque, comunque la, gio la giovinezza, come eh, abbiamo visto anche nell'altra poesia del garzone con la cariola. Senza neanche saperlo, voi esprimete con quello, quindi attraverso il gioco de del calcio, antiche cose meravigliose, esprimete delle cose che hanno una loro storia, eh, ignari esprimete un altro engiammant ed è un'altra in versione sintattica voi esprimete ignari noi diremmo no? ignari è un'altra parola verso come meravigliose esprimete con quello attraverso, del, attraverso il gioco del calcio esprimete antiche cose meravigliose quindi rappresentate la, la, la terra rappresentate tutti noi insomma no? è, è, è anche tutta una storia no è una città che è una storia molto ricca, ad esempio, la città di Trieste. Sopra il verde tappeto completa, no? proprio anche come vedete in questa fotografia, no? completa questa immagine di colori vivaci che è, è rappresentata in, in questa poesia, il verde tappeto del campo da gioco. All'aria, ai chiari soli d'inverno, ecco, dicevamo... Una poesia solare, l'abbiamo già visto con i colori, e, e anche se è inverno, no? c'è questa luce, questa forte eh, luminosità, e termina così la terza strofa. Le angosce che imbiancano i capelli all'improvviso sono da voi così lontane. Spiega meglio quindi quei ignari di prima. Il punto è proprio questo: che sono giovani questi calciatori. E non hanno tutte le preoccupazioni che eh, rendono bianchi i capelli invece di chi è più anziano di loro, no? Perché queste angosce, eh, questi tormenti sono così lontani tra di loro. Saba è attratto dalla giovinezza, dall'energia, dalla gioia dei giocatori che sono in campo, legati, come abbiamo visto prima, da un rapporto vitale con la madre patria, sputati dalla terra natia. Incoscienti, ma di un'incoscienza che permette loro di vivere con intensità l'esistenza, che esprimono cose antiche, meravigliose e che sono immuni invece dalle preoccupazioni che rendono così, eh, eh, che invecchiano ecco proprio, che imbiancano i capelli. La gloria vi dà un sorriso fugace. La gloria, la gloria del Golla, ad esempio, uh, vi dà un sorriso fugace. Attenzione, ancora fra sorriso e fugace c'è un altro enjambin. Sono presenti questi enjambin che proprio uh, ci mostrano appunto come il, il testo sia frammentato no? e come non segua la, una, rigidamente la, la, la sintassi, la, la logica, la disposizione intendo dire delle, delle parole. Non segua eh, il, in maniera quasi programmatica, no? non segue invece quella che è la, la fine del verso. Cioè, spesso troviamo le frasi spezzate a metà con il jamma, oppure troviamo dei punti fermi a metà del verso, come nel caso del, o oh, segni forti di punteggiatura come nel caso di lontane, punto, eh, punto esclamativo, fugace, due punti, disponga, punto fermo, che, che non sono alla fine del verso, però, che sono a metà del verso. Il meglio onde disponga, il vostro sorriso di un attimo è quanto di meglio possa darvi questa gloria popolare. Abbracci corrono tra di voi, Gesti giulivi, tra di voi insomma, la, abbracci, gesti di gioia, vitalità, allegria, gioia di vivere. Il pubblico che assiste è tutto un popolo amati, no? è il pubblico popolare che segue con trepidazione, come il poeta, no? il, il gioco con grande partecipazione emotiva. Amati, voi siete amati no? Dalla, eh, dal pubblico. E poi ci sono io, nel senso che il poeta, c'è un, un certo contrasto, no? adesso anche, vedremo anche nell'ultima strofa, tra il poeta da una parte e questi giovani eh, calciatori dall'altra. Dall giovani siete, per la madre vivi. Ecco, notate ancora una volta con giovani siete l'inversione sintattica. Non dice siete giovani, ma giovani siete, ponendo l'accento, evidenziando in modo particolare la parola giovani, per la madre vivi, cioè siete vivi per, la, per difendere la, la vostra terra, per la madre vivi. Il poeta vuole sottolineare l'appartenenza dei giocatori alla terra, che difendono con, con gloria, la gloria vi dà. Um, mi dà un sorriso, eh, diceva prima, no? Adesso per la madre vivi vi porta il vento a sua, a sua difesa. Correte per difendere la patria, no? Per difendere una porta, per difendere eh, appunto eh, la, la rete di, di, di casa, no? Ma metaforicamente per difendere chi vi ha generato la terra natia, no? Vama anche per questo, il poeta. Il poeta vi ama anche per questo: dagli altri diversamente, ugualmente commosso. Ecco quindi, qua che il poeta, un po' come all'inizio: anch'io tra i molti vi saluto, trepido seguo. No? Adesso ritorna il discorso su di lui, sul poeta che è partecipe della vita popolare. Anch'io tra i molti vi saluto, trepido seguo. Eccetera ma nello stesso tempo è escluso, poiché lui sì che è cosciente, mentre loro sono incoscienti. Lui è cosciente, non sempre questa coscienza, questa consapevolezza è qualcosa di positivo, l'abbiamo visto da Leopardi in poi, nel senso che questa maggiore consapevolezza certe volte rende anche meno, uh, meno spensierati. Va ma anche per questo il poeta dagli altri diversamente ugualmente commosso. Ecco, è un episodio banale di vita quotidiana questo, di una partita di calcio. Eppure lui da potrebbe da sicuramente a questa partita un significato simbolico molto forte, molto importante. Proprio alla fine della poesia si capisce che lui vuole immergersi nella folla dei suoi simili, però avverte una distanza che lo separa dagli altri. Quindi, attraverso poi diciamo, l'antitesi diversamente, ugualmente, o lo simolo, se volete, l'accostamento di queste due parole antitetiche ci vuol dire la complessità del suo animo. Come si sente commosso ugualmente, quindi insieme con tutti con tutti gli altri, con tutta la gente della sua città, del suo popolo, insomma, con, con gli altri triestini, ma nello stesso tempo anche diversamente dagli altri, quindi con una sua peculiarità, con una, dicevamo anche, una, un suo, una sua distanza, una sua esclusione, che è un'esclusione naturale dovuta a... Per esempio, potrebbe essere dovuta questa esclusione, sicuramente all'appartenenza alla minoranza ebraica, oppure, come abbiamo spiegato prima, a quella consapevolezza, una consapevolezza intellettuale che gli permette di vedere tutto, di conoscere tutto, ma spesso, come lui dice anche relativamente alla nevrosi, no? la, la sua nevrosi, la sua malattia, gli permette forse un'acutezza intellettuale maggiore. Ma, ma, ma lo fa anche soffrire, lo fa anche star male.